Grazie, grazie per eh, caro Carlo, caro professore Altini, grazie al Presidente della Fondazione per avermi voluto ancora una volta invitare in questo luogo eh, di storia profonda e di, grande, e di grande bellezza. Oggi poterci ascoltare, poter riflettere insieme eh, in luoghi densi di storia che possiamo riconoscere e in luoghi belli è molto, è molto importante. Cambia, cambia l'intensità dell'ascolto e la profondità delle nostre riflessioni. E questo teatro della fondazione che mi è così diventato familiare eh, mi è di grande stimolo ormai annualmente eh, a svolgere riflessioni, riflessioni nuove. Il tempo della complessità. Questo è il titolo che abbiamo concordato con il professor Altini per definire la cornice di questa mia eh, breve comunicazione. In fondo questa comunicazione eh, la svolgerò intorno ad un'idea e alle sue ramificazioni. Eh, è l'idea di complessità. Complessità è una parola. Eh, oggi usata, che io ho utilizzato per definire la qualità specifica del nostro tempo e della condizione umana inedita che è emersa in questi ultimi decenni. Eh, anche nei dibattiti e nelle conferenze eh, di questa vostra scuola e fondazione eh, se ne è riflettuto molto. Il nostro tempo il tempo che in qualche modo è emerso eh, nel corso di una generazione, la mia, eh, è un tempo che ha avuto varie definizioni, per lo più in negativo: postmoderno, post-industriale, post-secolare, a indicare una duplice cosa, una duplice idea. Che sta emergendo qualcosa di significativamente, radicalmente nuovo rispetto al passato e che però non ha ancora preso una forma eh, positiva. Senz'altro ciò che è caratteristico del nostro tempo, anche rispetto a tempi passati, è la rapidità dei mutamenti che hanno coinvolto la condizione umana e l'esistenza umana. In passato, per definire un'epoca nuova, eh, c'è stato bisogno di secoli. Eh. Come sappiamo anche dai manuali su cui abbiamo studiato, nelle nostre scuole, nei nostri licei, la periodizzazione eh, è scandita eh, nella logica dei secoli e dei millenni. Più andiamo nel passato lontano, più le epoche hanno la misura dei millenni. Eh, L'epoca nostra più recente, che caratterizza anche i nostri manuali di storia moderna, storia della filosofia moderna, storia dell'arte moderna, storia della letteratura moderna, è stata aggettivata così per significare la sua differenza rispetto eh, all'epoca precedente, quella medievale, ma eh, voi sapete che è stata aggettivata così due, tre secoli dopo la sua nascita. C'è stato bisogno di varie generazioni per introdurre il riconoscimento, la consapevolezza di un'età nuova eh? e tutta una serie di eventi. E noi, forse nella lunga storia umana, eh, noi, dico i, i più anziani di noi, siamo stati la prima generazione o la prima epoca che eh, ha preso consapevolezza della propria originalità eh, nel volgere di pochi anni, di pochi decenni. Chi alla mia età si è formato bene attraverso la scuola, l'università, per esempio, a un mondo. E quando si è trovata la mia generazione nel mezzo di cammin di nostra vita, eh, si è trovata di fronte ad un mondo qualitativamente nuovo, in cui gli occhiali per leggere il mondo a cui eravamo stati formati non bastavano più e non bastava più soltanto pulirli, ma si è posto il problema di cambiare gli occhiali, ma cambiare. Gli occhiali, mentre si è in corsa, è un'operazione molto, molto difficile, richiede coraggio, audacia, consapevolezza, cultura. È anche difficile cambiare gli occhiali perché vuol dire cambiare non soltanto il modo di percepire e definire il mondo, ma cambiare anche il, mondo, il modo in cui noi ci presentiamo nella nostra società e quindi il rischio è di perdere l'identità. E non è un caso che questa nostra nuova età sia facciata eh, nel nostro respiro, nelle nostre idee, nelle nostre esperienze, eh, sotto forma di anche sentimenti e emozioni che senz'altro non erano caratteristici del mondo nostro, europeo, italiano, occidentale, che so, una trentina una quarantina d'anni fa. Si sono cominciati ad affacciare emozioni, sentimenti con parole nuove che hanno popolato il modo di raccontarci, paura, rischio, incertezza, eh? Eh, che eh, insomma non erano le parole del secondo dopoguerra, le parole invece degli anni 50, dei 30 gloriosi. Eh? le parole di speranza, di futuro certo, che il futuro sarà senz'altro migliore del passato, le magnifiche sorti e progressive, gli sviluppi della tecnologia garantiranno senz'altro un miglioramento quasi automatico nelle condizioni di vita. Ecco, eh, grazie alla eh, sintetica ma così precisa e acuta presentazione del professor Altini, eh, mi è venuto di dire queste parole per inquadrare la mia relazione tralasciando una parte iniziale che è stata così bene sintetizzata eh, da te. Mi faciliti, mi faciliti il compito. Eh, per stabilire una novità eh, bisogna capire ciò che la precede. Cosa precede il nostro secolo, il nostro nuovo millennio, il tempo della vita? il tempo della complessità, il XX secolo, il Novecento, il Novecento in cui so che ci sono dei ragazzi del liceo in cui non sono nati loro ed è questa, questo è un tempo per noi molto importante perché eh, incrocia nella convivenza civile, nell'ordine, nel disordine, nella paura e nella speranza generazioni diverse. Il primo tempo della storia umana in cui convivono potenzialmente addirittura quattro generazioni, mentre la pressoché totale esperienza umana è avvenuta nella coesistenza di due eh, generazioni. E sono quattro generazioni che hanno storie ed esperienze del presente molto differenti, eh? spesso incommensurabili, ma il eh, compito della storia è la traduzione delle tradizioni, è la traduzione dell'incommensurabile, è la capacità sociale, etica, politica di stabilire dei contesti di dialogo. Certo, questi contesti sono, sono in crisi nel nostro tempo, c'è bisogno di ricostruirli, però è anche un tempo che potrebbe diventare affascinante. Il XX secolo, a proposito di nuove tecnologie e nuovo umanesimo. Il XX secolo, il Novecento, il secolo scorso, è stato il secolo delle rivoluzioni scientifiche. Il Novecento ha prodotto una continua esplosione delle conoscenze scientifiche, delle conoscenze scientifiche sulla materia, sulla vita biologica, sulla cognizione, sul cervello umano. E queste conoscenze hanno aperto la strada a sviluppi tecnologici dirompenti, dirompenti come non era mai accaduto. La storia della tecnologia del XX secolo è una storia infinitamente più ricca della storia della tecnologia dei duemila anni che l'hanno preceduta, e questo significa molto sull'impatto che tutto ciò ha avuto sull'esperienza nostra, umana. Però, questi sviluppi tecnologici che hanno caratterizzato il Novecento seguivano il fronte avanzato della ricerca scientifica e lo seguivano sempre con ritmi un po' ritardati. Cioè si poteva dire la ricerca teorica di base è di traino a successive applicazioni tecnologiche. Per esempio nel Novecento la teoria quantistica, cioè la fisica subatomica, eh, è stata la base per poi le applicazioni nell'utilizzo tecnologico dell'energia nucleare fino alla bomba atomica e dalla cibernetica, dalle teorie cibernetiche sono nati i calcolatori, cioè prima veniva l'invenzione teorica, poi la ricaduta tecnologica e spesso la ricaduta tecnologica era imprevista, cioè non la si poteva prevedere rispetto alla rivoluzione o alla teoria. Scientifica. Ecco, una rivoluzione scientifica, questo è importante da capire. Cerco di dirlo con parole povere, sono un filosofo che cerca di parlare in italiano, non con categorie esoteriche. Una rivoluzione scientifica non contiene in sé la consapevolezza di quanto può rendere possibile, però, poi ne si approva l'orrore che colpì. Gli scienziati, i grandi scienziati della fisica quantistica, quando fu per la prima volta a Hiroshima nel 1945 utilizzata la bomba atomica. Non se l'aspettavano, non se l'aspettavano un grado di dirompenza così catastrofico e enorme. Ecco, basti questo come primo spunto. Oggi le cose non stanno più così nel rapporto fra scienza e tecnologia. Oggi Molta parte della tecnologia vive, si sviluppa, quasi in piena autonomia della scienza. Sembra quasi un paradosso dire una cosa di questo genere, lo dico così anche per provocare un po' l'attenzione e per poterlo dire in un minuto. Eh? Però è così. In certo senso potremmo dire che la tecnologia si autogenera. L'evoluzione tecnologica oggi, in certo senso, è paragonabile alla evoluzione biologica, cioè avviene per rapida proliferazione di alternative che non sono precedute da una teoria scientifica. Soprattutto le tecnologie dell'informazione e le biotecnologie oggi si evolvono passo dopo passo con una miriade di prodotti disordinati e scollegati, come i grandi tentativi nella grande storia complessa dell'evoluzione biologica. Non si sa chi vincerà, chi non vincerà, chi sopravviverà, eh? ma proliferano tanti prodotti senza un, un governo, il governo delle teorie scientifiche. Per esempio la materia intelligente, le biotecnologie, le simulazioni, i mondi immaginari prodotti dall'evoluzione del software e dall'evoluzione delle capacità di calcolo dei computer e poi gli automi, gli avatar, gli agenti intelligenti su cui sono così esperti i nostri bambini per esempio, neanche i nostri adolescenti. Eh? Ecco, tutto questo sta entrando nei paesaggi della nostra vita quotidiana e come accade ciò? Ciò accade senza che siano disponibili o precedenti teorie in grado di prefigurare quali sono le possibilità, quali sono i limiti, quali sono le conseguenze eh, di queste tecnologie, che però utilizziamo facilmente. Allora, il rapporto fra scienza e tecnologia oggi non è più a senso unico e non è riassumibile nel rapporto scienza teorica precedente, tecnologia applicativa successiva ad una rivoluzione scientifica. È un cambiamento radicale, è un cambiamento con implicazioni teoriche, psicologiche, politiche, etiche, che adesso cerco di enunciare brevissimamente in poche decine di minuti. Insomma, oggi la, la tecnologia diciamo la tecnoscienza, attribuisce a noi umani un potere inedito, cioè nuovo, di tipo nuovo. Attraverso le nuove tecnologie, quelle del tipo di cui vi ho appena fatto cenno, la natura è entrata nel campo della responsabilità umana, non è mai stato così. E questo dato di fatto, che la natura è entrata nel campo della nostra responsabilità, mette in discussione la struttura tradizionale consolidata della relazione fra uomo e ambiente. Cioè l'evoluzione tecnologica ha prodotto una estensione della nostra responsabilità, della responsabilità umana. Una estensione della responsabilità umana verso eh, nuovi ambiti su cui l'umano non ha mai avuto, non ha mai sentito di avere, non ha mai avuto oggettivamente responsabilità. Quali sono questi nuovi ambiti? Beh, la responsabilità umana si è estesa a causa della potenza delle nuove tecnologie prodotte dall'uomo verso le specie viventi verso gli ecosistemi naturali, verso il pianeta nel suo insieme, verso anche i costituenti genetici e l'identità biologica della nostra natura. Possiamo manipolare il nostro genoma. Come? Ne, ne diventiamo responsabili. Non è mai stato possibile, non abbiamo mai avuto responsabilità sulla natura e sul futuro della nostra identità biologica. Le nuove tecnologie, e soprattutto su questo ora mi concentrerò, hanno esteso la nostra responsabilità verso la possibilità di sopravvivenza dell'umanità su questo pianeta, della specie umana stessa. I possibili interventi tecnologici sul genoma umano e sul genoma delle altre specie animali e vegetali poi modificano la nostra concezione di che cosa è l'identità della vita biologica e poi anche sono capaci già oggi di influire, di trasformare le traiettorie evolutive delle specie viventi verso direzioni che non sappiamo prevedere. Ecco, questa inedita, cioè nuova, di fronte alla quale siamo impreparati, estensione della responsabilità umana, ha trasformato la natura del nostro agire, dell'agire umano. Questa è una bella espressione pregnante utilizzata per la prima volta da Hans Jonas, un importante filosofo tedesco del secolo scorso, che aveva intuito, eh, prima ancora dell'estremo sviluppo di queste tematiche di cui vi parlo io oggi, eh, questa... Mutata natura dell'agire umano. Questa estensione della responsabilità, poi nostra, ha messo in crisi i presupposti su cui si è fondata l'etica moderna in Europa e in Occidente. L'etica moderna, la riassumo così, eh, che abbiamo ereditato e che tutto sommato. E ancora l'orizzonte etico all'interno del quale prendiamo delle decisioni nonostante il mondo sia cambiato, cioè usiamo ancora quegli occhiali eh, che però non sono adeguati. Ecco, l'etica moderna, al di là delle differenze, di impostazioni, insomma, filosofica, religiosa, si è fondata su due idee, queste qui. La prima idea era che la condizione umana fosse stabile. È stabile la condizione umana eh? può migliorare, peggiorare, eh? utilizzare protesi tecnologiche, strumenti, però la condizione umana è, è quella che è, dal punto di vista neurologico, biologico. Eh? La seconda idea era che i fini, gli scopi, i fini dell'agire etico, dell'agire morale e le conseguenze dell'agire morale, i fini e le conseguenze delle nostre azioni morali fossero prossimi, cioè vicini nello spazio e nel tempo all'azione morale eh? e quindi prevedibili e controllabili. Eh? Cioè l'azione morale volta al bene, eh? al bene nei confronti dell'altro, dell'altro umano, eh? sono controllabili. Il fine è il mio prossimo eh? e le conseguenze della mia azione si vedono, si vedranno sono vicine a me nello spazio e anche nel tempo. Ecco, oggi non è più così a causa della potenza delle nostre tecnologie. Queste due idee, questi presupposti sono stati messi in crisi proprio dalle nuove tecnologie e come vedremo ora, da una più complessa, intrecciata interdipendenza fra uomo e ambiente, fra quello che definiamo un... Umano è quello che definiamo naturale. La tecnologia non è più considerabile eticamente neutrale né verso l'ambiente esterno, cioè verso il pianeta, né verso l'ambiente interno, cioè verso la natura umana. E poi la ricerca del bene, scopo dell'azione morale, non può più essere limitata, ristretta alla sfera della relazione fra le persone quella che Immanuel Kant organizzando insomma il rapporto fra uomo e natura tipico della pienezza dello sviluppo della scienza moderna e della nostra modernità definiva il fine in sé, il fine in sé è l'uomo, il fine dell'agire morale è il prossimo. E beh, oggi il fine in sé viene esteso a tutti gli esseri viventi e alla natura nel suo complesso. L'intervento tecnologico, che è sempre più biotecnologico, viene non solo a toccare l'identità umana, ma viene a metterne in discussione la sua stabilità, il primo principio di cui dicevo prima, su cui si è fondata l'etica moderna. E poi le conseguenze delle azioni umane a causa della potenza, di tecnologia si dilatano nello spazio e nel tempo, cioè eventi o azioni di portata apparentemente locale eh, raggiungono sempre di più effetti, conseguenze globali, lontane nello spazio e poi le conseguenze delle nostre azioni tecnologiche si dilatano nel tempo, anche nel tempo, la responsabilità della specie umana, a causa della propria potenza inedita tecnologica, coinvolge il futuro, il futuro della nostra specie, il futuro di più generazioni, ma addirittura il futuro plurimillenario. Le conseguenze di nostre azioni locali oggi, adesso lo vediamo, hanno già conseguenze irreversibili, per esempio, sul clima per i prossimi millenni, per esempio sulla qualità della terra. Insomma, per dirla in una battuta, è inquietante il salto fra l'intento apparentemente limitato degli interventi tecnologici sull'ambiente da una parte e dall'altra le conseguenze imprevedibili che questi nostri interventi possono determinare, lontano nello spazio e lontano nel tempo. Oggi le scienze e le tecnologie entrano capillarmente nelle pieghe dell'esistenza umana, ma il cittadino, cioè noi, che siamo qui, e molto probabilmente siamo qui per questo, il cittadino è privato di ogni controllo eh, sulla tecnoscienza, sulle sue conseguenze, ma badiamo bene, non ne siamo privati solo noi, salvo qualche esperto che ci può essere, o super esperto fra di noi qua. E insomma, eh, di questo controllo è, anche, è privata anche la comunità dei cosiddetti esperti. A causa del fatto che sono iper specializzati, a causa della loro grande capacità cognitiva, sono anche deprivati di una capacità interpretativa. È un paradosso, è un paradosso inedito, tipico del nostro tempo. Cioè, eh, lo dico così e, e lo dico soprattutto con la passione che ormai da alcuni anni mi lega a riflettere di queste cose nella nostra scuola, eh? con gli insegnanti, con gli studenti. Eh? L'ostacolo, oh, e eh, quella è l'originalità del nostro tempo, l'ostacolo a comprendere i problemi nostri di oggi, l'ostacolo a comprendere per esempio questo inedito, complesso rapporto fra uomo e ambiente, oggi non sta più nella nostra ignoranza. Insomma, fino a due o tre generazioni fa, l'ostacolo a capire qualcosa stava in ciò che non sapevamo, nell'ignoranza. Oggi l'ostacolo a capire, scusate il gioco di parole, sta proprio nella nostra conoscenza, cioè nel modo in cui la produciamo e nel modo in cui la organizziamo e nel modo in cui la trasmettiamo, per esempio, nelle nostre scuole. La specializzazione disciplinare è stata la grande rivoluzione nel modo di produrre il sapere scientifico nel Novecento e ha garantito grandi progressi in tutti i campi. Nella fisica, nella biologia, nella medicina, nell'intelligenza artificiale eh? ha generato numerose conoscenze, ma queste conoscenze eh, iper specializzate sono incapaci di cogliere i problemi fondamentali che sono problemi complessi. Cosa vuol dire complessi? Eh, com complesso. Aggettivo complesso, il sostantivo complessità hanno un'etimologia latina oggi. Eh, sono l'aggettivo e il sostantivo, come dire, che connotano di più le frontiere della conoscenza scientifica. Oggi, la conoscenza scientifica in tutti i campi è ricerca, studio su sistemi complessi, fisici, biologici, neurologici, immunitari, economici. Eh. Eh, però come sempre, e grazie anche alla bellezza della nostra lingua, l'etimologia ci aiuta in modo più rapido. Complesso e complessità derivano dal verbo latino cumplectere. Plectere vuol dire intrecciare, cum insieme. Mm? Cum plectere, intrecciare. Com Complesso non vuol dire difficile, complicato, anzi è l'opposto di complicato. Un insieme complicato è un insieme che se noi scomponiamo nelle sue parti, studiamo le sue parti separatamente come in un gioco di meccano, come in un meccanismo, in un orologio, poi le componiamo e abbiamo la conoscenza dell'insieme. E le proprietà dell'insieme sono uguali alla somma, come si recita ormai, della somma delle proprietà delle parti e delle conoscenze di queste parti. Invece un sistema complesso, come sono tutti i sistemi ormai di cui ci occupiamo, attraverso i quali viviamo, è un sistema che ha delle proprietà che emergono da un'interazione costante fra le sue parti. Le proprietà del sistema, dell'insieme, del tutto, sono più della somma delle proprietà delle parti. Non si possono conoscere studiando le parti separatamente e soprattutto emergono. In modo imprevisto e imprevedibile, da una continua interazione fra le parti: come avviene nelle relazioni interpersonali, come avviene in una relazione educativa, come avviene in una relazione d'amore, come avviene nella costruzione di una famiglia. Ma ciò avviene nell'interazione fra i milioni di neuroni del nostro cervello, ciò avviene. ecco però. I problemi fondamentali del nostro tempo sono tutti problemi complessi, eppure l'università, la scuola ancora ci insegnano a separare, a separare gli oggetti dal loro ambiente per studiarli separatamente, come se questo fosse possibile, a separare le discipline le une dalle altre, ma non ci insegnano oggi occhiali vecchi, non ci insegnano a collegare, a collegare i problemi, a collegare le discipline, a collegare gli sguardi. Continuano a disgiungere conoscenze che dovrebbero essere invece interconnesse e quindi la separazione delle discipline ci rende incapaci di cogliere ciò che è tessuto insieme, cioè il complesso. E comincia a emergere una sorta di nemesi di quello che è stato invece il grande successo dello sviluppo tecnoscientifico dell'ultimo secolo. Pensate al campo che per antonomasia più si è sviluppato negli ultimi 50-60 anni, grazie allo sviluppo importantissimo delle conoscenze specialistiche al suo interno, la medicina. Negli ultimi 60 anni, la medicina ha fatto più progressi, diciamola così che negli ultimi 2000 anni. Eppure eh, questo sviluppo per separazioni di specializzazioni sta producendo una sorta di nemesi del progresso, cioè di effetto boomerang. Ormai la stragrande maggioranza delle malattie che contraiamo, anche delle più gravi, sono effetti collaterali di terapie messe in atto hm, dalla, dallo specialista per curare la medicina la patologia per la quale ci rivolgiamo al medico. E l'incapacità, l'impossibilità eh, di tenere insieme il complesso, l'intreccio del sistema, non diciamo la persona, che forse bisognerebbe ovviamente, ma proprio del nostro organismo, eh, sta manifestando la difficoltà. Cioè, nello stesso momento in cui lo sviluppo di, una di uno specialismo ci fa fare un grande progresso, nello stesso movimento ci acceca, nello stesso momento in cui un occhiale specialistico eh, ci fa vedere perfettamente, perché è un atto di straordinaria intelligenza cognitiva, un frammento della realtà, ci acceca sui legami di questo frammento con gli altri aspetti della realtà, che però sono interconnessi, complexus, con questo. E quindi ci limita la possibilità di conoscere in maniera pertinente anche lo sviluppo di questo frammento. È un paradosso, è un paradosso che senz'altro sta al futuro dei nostri sistemi educativi colmari, ma proprio per, per poter utilizzare appieno l'insieme delle conoscenze specialistiche che abbiamo messo a punto, non per trascurarle, ma per eh, integrarle. È una sorta di educazione alla multiculturalità all'interno del sistema educativo che non concerne soltanto noi e che so la civiltà islamica, la civiltà cinese, ma riguarda l'interno di, di ciascuna civiltà. Mm? Ma vediamo, oggi dal punto di vista antropologico della condizione umana che evocava il professor Altini, prima nell'introduzione, oggi forse è sul punto di nascere una nuova umanità, una nuova condizione umana, l'ho detto proprio nelle due battute riflessive iniziali. Ci sentiamo in un tempo di gestazione, di trasformazione. Sentiamo che l'umanità non è più quella che è stata e non è ancora quella che forse è potrà essere, ma che ne è della condizione nostra, umana? Beh, c'è una caratteristica però che senz'altro eh, possiamo mettere alla base di questo stato di gestazione di una nuova condizione umana. Stiamo partecipando di fatto nel bene e nel male, eh? nella paura e nella speranza, nella coscienza e nell'incoscienza alla nascita di una comunità planetaria. Cioè una, una rete fitta di interazioni, di interconnessioni estesa, diffusa eh, su tutto il pianeta Terra, coinvolge profondamente, capillarmente e nei modi più imprevedibili la vita quotidiana di ogni abitante della Terra, che lo voglia o non lo voglia. Serve mettere dei punti fermi. A me piace mettere il punto di inizio di questa emergenza nel sistema complesso umanità più terra. Questa emergenza di questa nuova qualità di questa comunità planetaria mi me piace metterlo alla metà degli anni 40 del secolo scorso, del Novecento. Certo, poi le radici di questo processo possiamo spostarle indietro. Eh. Di fatto l'inizio di questo processo è nel 1492, quando i continenti si scoprono reciprocamente per la prima volta dopo 150.000 anni di storia umana sulla Terra. Però cosa accade di specifico rispetto al nostro oggi, alla metà degli anni 40 del Novecento? Accade che questa... Tessitura, questa interconnessione ineludibile che vogliamo con, o che non vogliamo, di influenze, di retroazioni, si è resa evidente. E, e questo è accaduto, innanzitutto, per le caratteristiche e le conseguenze negative di questa inedita interconnessione: per le sue potenzialità di minaccia, di distruzione. E, e torniamo lì, l'ho evocato prima, l'esplosione atomica di Hiroshima nel 1945 è stata la campana d'allarme di un rischio che fino allora era inconcepibile nella storia umana, il rischio dell'autodistruzione dell'umanità intera a causa dell'applicazione tecnologica. Di principi teorici scoperti dalla grande comunità dei fisici quantistici eh, della fisica. È stato costruito l'ordigno nucleare. Il suo utilizzo per la prima volta nel 1945, a porre fine alla grande guerra civile europea e alla cosiddetta seconda guerra mondiale, rese evidente che era. Per la prima volta è entrata nella disponibilità dell'azione umana eh, una potenza in grado di autodistruggere la specie umana stessa. Cioè la specie umana, Homo sapiens, diventava la prima specie capace di darsi la morte da sé. Si rese evidente che l'uso simultaneo di un certo numero di armi nucleari diffuse in tutto il pianeta, avrebbe provocato per la prima volta eh, la fine di una guerra in cui non ci sarebbero stati vincitori da una parte e vinti dall'altra, ma solo vinti, e che la distruzione, la trasformazione delle condizioni della biosfera come conseguenza dell'utilizzo delle armi nucleari non sarebbe stato più adeguato a rendere, eh, come dire, vivibile la biosfera stessa, la terra stessa, per la specie umana e per, i grandi, e per i grandi mammiferi. Cioè la specie umana, allora detta in sintesi, diventa per la prima volta, a causa dei risultati della sua straordinaria e ingegnosa potenza eh, scientifica, una specie eh, suicida. E questo rischio... Hm, Estende la responsabilità umana, per questa ragione, lo accennavo e lo anticipavo prima, al futuro stesso della sopravvivenza dell'umanità stessa. Cioè l'umanità, insieme a queste tecnologie, deve darsi una cultura, nel senso più preciso e più ampio del termine, in grado di rendere vivibile, sostenibile il futuro dell'umanità insieme alla disponibilità di queste, di queste tecnologie. Quindi questo inedito rischio, pericolo, posto dall'uomo nelle sue stesse mani, trasforma alla radice la condizione umana. Da questa possibilità di autosopprimersi cosa nasce? Nasce eh, quella che abbiamo definito una comunità di destino planetaria chiusiamo l'espressione, tutti i popoli della terra si trovano avvinghiati in un destino comune, cioè tutti i popoli della terra si sono trovati a vivere in una ecumene completamente umanizzata, cioè un'ecumene all'interno della quale ogni evento locale, per esempio una guerra locale, può comportare, almeno in linea di principio, conseguenze che possono amplificarsi rapidamente su scala globale. E' è in questo senso che la condizione umana è trasformata improvvisamente, dopo Hiroshima, da un simultaneo aumento di potenza tecnologica, inedita, imprevista, e di interdipendenza, di interconnessione, di complessità. Da allora, ed è bene ricordarle fra di noi, e mi piace ricordarle soprattutto ai ragazzi che sono presenti, tutta una serie di eventi a partire soprattutto dagli anni 70 del Novecento ha rivelato nuovi aspetti di questa sempre più stretta complessità, cioè interconnessione, interdipendenza planetaria di tutto con tutto, di tutti con tutti. Cito tre esempi. Innanzitutto ebbe un impatto straordinario in Occidente la guerra arabo-israeliana nel 1973. La guerra eh, arabo-israeliana che continua oggi eh, in, un, in un piccolo luogo. Del pianeta, eh, concentrata in Palestina, un luogo più piccolo della Lombardia, un luogo più piccolo dell'Emilia, che però tiene, tiene in allerta il mondo, il mondo intero. Cosa accade nel 73? Eh, accade che a causa di questo conflitto eh, fu interrotto il commercio del petrolio, cioè. Fu, inter, fu, fu interrotto il flusso energetico di petrolio e quindi fu innescata eh, una crisi economica. E così si evidenziò in modo plastico per la prima volta come una crisi globale, planetaria, potesse essere innescata da una causa locale: in fondo, una piccola guerra concentrata in una piccola eh, regione. E quindi si mostrò la radicale interregione. Dipendenza, complessità di tutte le economie del mondo. Nei decenni successivi, questa interdipendenza poi fu drammaticamente eh, confermata dagli enormi impatti globali delle crisi economiche, anche di un singolo paese. Pensiamo alla crisi argentina, che forse fu quella più eclatante, e poi alle crisi che so, dei mutui subprime. Statunitensi, eh? da qui, una moltiplicazione di quella che il meteorologo Lorenz definisce l'effetto farfalla. Il battito dali di una farfalla sul cielo di Tokyo avrà una conseguenza sul fatto che una settimana dopo a Modena andremo a fare una passeggiata al sole oppure dovremo aprire l'ombrello e mettere i primi maglioncini. A indicare che una piccola causa trascurabile come il battito d'ali di una, una farfalla, di pertinenza per tradizione de, dell'immaginario dei poeti o degli innamorati, invece ha un effetto straordinario eh, sul cambiamento meteorologico e ciò rivela l'interconnessione, la complessità del sistema atmosferico nel suo insieme, piccole cause, grandi effetti lontani nello spazio. E nel tempo imprevedibili, incontrollabili, poi e, beh, e questo vuol dire che, nei decenni del secondo dopoguerra, dopo Hiroshima, dopo, eh, il sistema planetario si rivela essere un sistema complesso, intrecciato che si chiude su se stesso, non ci sono più far west esterni su cui scaricare le proprie contraddizioni. Ci fu lo shock negli anni '70 del Novecento delle ricerche fatte in particolare da un gruppo straordinario di scienziati che si diede come nome il nome Club di Roma, di cui celebriamo il cinquantesimo anniversario proprio, eh, proprio quest'anno, e che svolsero le indagini che sono diventate famose con il nome I limiti dello sviluppo. Fu la prima elaborazione di un pensiero ecologico è la prima elaborazione di un pensiero planetario. Il pensiero ecologico non è più il pensiero ambientalista legato a piccole nicchie o a piccoli ambienti locali, ma diventa il primo pensiero che concepisce l'unità planetaria del, dell'ecosistema. Che cosa dice quel rapporto che fu scioccante? Quel rapporto prevedeva che con i ritmi della crescita economica economico-tecnologica, caratteristici dei primi decenni del dopoguerra, anni 60-70, eh? in un brevissimo periodo di tempo la biosfera sarebbe andata incontro a un collasso. Eh? Si imponeva dunque di rallentare drasticamente i processi di crescita economica e anche demografica e si ipotizzò la necessità di una crescita zero. L'idea di crescita zero ha avuto il merito di sollevare un problema nuovo. Certo, fu affrontato con strategie allora un po' ingenue, volte a immobilizzare la crescita e non a pensare nuovi modelli di sviluppo, di coevoluzione fra l'uomo e i suoi ambienti. Però, però delineò... Con grande lucidità, e per la prima volta in modo scioccante, l'orizzonte del pensiero ecologico come pensiero planetario, cioè si cominciò a mettere a fuoco il rapporto fra la specie umana nel suo insieme, eh? Homo sapiens, l'umanità nel suo insieme, e la biosfera nel suo insieme. Tutto è connesso, completere, complesso. Non si può immaginare un'azione tecnologica in un luogo di sboscamento oltre certi limiti della foresta amazzonica senza pensare che tutto ciò possa avere un effetto imprevisto imprevedibile, lontano nello spazio e nel tempo su scala globale, il buco nella fascia nell'ozono che a sua volta eccetera eccetera e poi il terzo esempio che vi faccio negli anni Ottanta del secolo scorso fu redatto un altro rapporto da parte di una comunità non a caso interdisciplinare di scienziati e non solo scienziati. Il rapporto sull'inverno nucleare fu denominato. A, a, a guidare e a coordinare questo grande gruppo interdisciplinare fu Carl Sagan che poi divenne anche presidente della NASA. Oltretutto era marito di una grandissima microbiologa, Lynn Margulis, che studiò insieme a Jean Lovelock per prima la biosfera, con l'ipotesi Gaia, qualcuno forse di voi l'ha sentita nominare, la Terra come un grande organismo vivente, un sistema complesso, che quindi non può essere più di tanto squilibrato nel rapporto fra le sue parti cosa ci disse eh, il rapporto sull'inverno nucleare che è attuale oggi? Eh, beh, innanzitutto il rapporto cosa fa? Elabora alcuni modelli climatici della Terra. A che scopo? Questi modelli climatici definiscono in teoria gli effetti di ipotetiche esplosioni nucleari messe in atto dalle superpotenze. Allora c'era la guerra fredda e diciamo eh, il nucleare era depositato nei due grandi sistemi eh? eh, dell'est e dell'ovest. Ecco, l'individuazione del carattere distruttivo delle esplosioni nucleari e l'individuazione di tutti gli effetti collaterali di queste esplosioni, dei, dei sinergismi moltiplicativi fra questi effetti, tutto questo portò a delineare proprio gli scenari dell'inverno in, dell nucleare è lo scenario di quello che può essere la Terra dopo una simultanea esplosione di armi nucleari e fu una spaventosa rappresentazione della massima distruttività umana tecnologicamente possibile e anche in questo caso così divenne in modo plasticamente visibile, concepibile, come la Terra, la biosfera, la biosfera è quella pellicola di vita che circonda la Terra, è un sistema complesso, è un sistema cioè complettere, integra, in, integrato, intrecciato di relazioni fisico-chimiche, eh, in cui tutto influenza su tutto, ciascuno su ciascuno. E così l'argomento nucleare allora in effetti diede una nuova forza al movimento per il disarmo o almeno per il contenimento nucleare. E non fu solo una forza basata su intenzioni, certo, eminentemente quelle di carattere etico, ma anche di, di carattere conoscitivo, biologico. La pace diventa necessaria per la sopravvivenza dell'umanità, non è un valore più o meno condivisibile che può avvantaggiare alcuni a scapito di altri o può danneggiare alcuni a scapito di altri nel caso della guerra. È un cambiamento radicale. Eh? Oggi il rischio dell'autoannientamento, e questa è l'idea cruciale di questa mia riflessione, si è aggravato e si è diversificato. Il rischio nucleare si è diffuso, sono aumentate le possibilità di uso delle armi nucleari, non sono più concentrate. Eh? Eh... Nelle due superpotenze, anche potenze medie e piccole fuori controllo possono avere accesso alle tecnologie della distruzione atomica. E poi il rischio dell'autonientamento si fa strada anche in molti modi nel sempre più difficile rapporto con l'ambiente, cioè continuano a prodursi seri inquinamenti dei suoli e delle acque. È in atto un grave depauperamento di molte risorse alimentari e minerali. Ormai il 90% delle terre agricole coltivabili non sono più coltivate a scopo alimentare. La monocultura impoverisce la qualità della terra e, questo in prospettiva già oggi, per secoli e millenni futuri, non è reversibile in tempi rapidi, eh? Eh, questa questa qualità della, eh, della, della vita. E, e tutti questi pericoli cosa mettono in evidenza? Mettono in evidenza l'inadeguatezza degli occhiali con cui siamo abituati a guardare, governare, pensare il mondo, il nostro mondo, noi stessi, il rapporto uomo-ambiente, ma anche il rapporto fra i popoli della terra. Eh? L'inadeguatezza, cioè del paradigma, come si usa dire, del paradigma culturale sono gli occhiali, no? i principi generali con cui noi definiamo i problemi e guardiamo i problemi. E quindi eh, si pone oggi di fronte a questi rischi l'urgenza di generare una seconda coscienza, non solo la comunità di destino fra tutti i popoli della Terra legati allo stesso rischio di autoannientamento e che impone loro dunque di costruire strategie di incontro e non di scontro, ma anche la comunità di destino dell'umanità intera con la Terra stessa. La Terra diventa, eh, come l'ha definita con una bella espressione Edgar Morin, la Terra patria, l'unica vera patria dell'insieme del della umanità e non è una metafora eh, filosofica, politica, poetica eh? è ciò che consegue dalle considerazioni eh, oggettive che vi, ho, che vi ho fatto ecco questi processi che cosa producono? li, ri li riassumo così questi processi di sviluppo di nuove potenti tecnologie, di interdipendenza sempre più fitta fra i popoli della Terra e di tutta l'umanità con la Terra stessa. Eh? Questi processi hanno fatto in modo che negli ultimi due secoli, ma nella maniera più accelerata eh, negli ultimi decenni, si sia realizzata una vera e propria inversione adattativa. È una bella espressione che è stata coniata da un grande biologo ed evoluzionista del Novecento, Teodosius Dobzanski. Cosa vuol dire? Vuol dire che, in una battuta, non sono più gli esseri umani, noi, a doversi adattare all'ambiente per sopravvivere, ma a causa della potenza e delle conseguenze delle nostre tecnologie, è l'ambiente a doversi incessantemente adattare all'attività, all'azione degli esseri umani. E, eh, questa influenza esercitata dalle attività tecnologiche umane sull'evoluzione del clima e degli ecosistemi ecco, segna una discontinuità nella storia naturale, non solo nella storia umana, ma nella storia della natura terrestre, nella storia della terra. Questa età nuova, questa discontinuità è indicata dalla comunità scientifica, eh? dalla comunità scientifica, eh? non dalla comunità politica o dalla comunità ambientalista, dalla comunità scientifica con un nuovo termine, è antropocene. antropocene. A cosa si riferisce questo nuovo termine? Si riferisce all'età, la nostra. Eh? nella quale l'influenza umana sull'ambiente diventa macroscopicamente evidente. È un'età nuova nella storia della Terra, già molto differente dall'età che l'ha preceduta e un segno evidente di questa nuova età consiste nella rapida alterazione della composizione chimica già attuata dell'atmosfera, con tutte le conseguenze sul clima globale a cui stiamo già assistente. In effetti, la sempre maggiore rilevanza assunta dalle tecnologie nell'età moderna aveva diffuso un'illusione, l'illusione cioè che la specie umana si sarebbe definitivamente affrancata dalla natura. Ma non è stato così. Le popolazioni, certo, sono sempre più interconnesse, sempre più indipendenti dagli ecosistemi locali. Ma il fatto è che la sopravvivenza stessa dell'intera specie umana rimane strettamente, anzi sempre più strettamente dipendente, complesso, completer, rintrecciata, eh, dal buon funzionamento di un unico ecosistema globale. Un unico ecosistema globale nel quale le relazioni cooperative e conflittuali, certo, fra innumerevoli specie animali, specie vegetali, batteriche, mantengano le condizioni ambientali adatte alla fioritura della vita nel suo complesso, nella biosfera, ma in modo compatibile con la fioritura, con la sopravvivenza della specie umana e mantenere questo buon funzionamento è una sfida ineludibile che l'umanità Deve, deve raccogliere nel tempo della complessità eh? e deve raccogliere trovando i modi educativi, innanzitutto cognitivi, culturali, le lenti, gli occhiali, il paradigma per concepire la complessità, cioè l'intreccio ineludibile. Tutto è, è, tutto è connesso. Due considerazioni eh, conclusive. Avrei voluto farvi altri esempi, ma vedo che forse sono scaduto. No. <ride> Salto queste osservazioni. Eh. Ecco, prima, la nostra nuova condizione umana: mi verrebbe da dire la nostra nuova umanità. Vedete, l'umanità è nata più volte, la nostra umanità è nata più volte, è nata più volte, è introdotto delle caratteristiche nuove in maniera irreversibile e non caratteristiche che non erano prevedibili nello stato precedente. Non era prevedibile fino a pochi decenni fa la condizione in cui noi ci troviamo. E il bagaglio culturale, vi, vi do soltanto questa, noi abbiamo lo stesso cervello dei nostri antenati di 50-60 mila anni fa. Non c'è nessuna, nessuna differenza come potenzialità neurocerebrale, nessuna. Gli uomini dei meravigliosi dipinti sulle caverne, nelle caverne dei Pirenei, capacità simbolica. Però le nostre tecnologie hanno avuto uno sviluppo che rende incommensurabile l'homo technologicus di 60.000 anni fa con l'homo technologicus di oggi. Ma c'è una terza variabile, la dimensione culturale. Si è aperta una forbice straordinaria fra ciò che l'uomo sa fare e ciò che l'uomo pensa di come fare, cioè la dimensione culturale, la dimensione etica, la dimensione politica. L'evoluzione tecnologica di Homo sapiens è andata avanti come un treno e continua in modi sempre più veloci, più diventa più veloce e più diventa veloce e più cambia, e più cambia non solo quantitativamente, ma cambia in modi imprevedibili il modo in cui cambia. Per cui non è prevedibile il modo del cambiamento, non solo il prossimo risultato, il prossimo prodotto, ma il modo in cui... Eh, il cambiamento, cambia il modo in cui cambiamo dal punto di vista tecnologico e però la dimensione culturale, psicologico, eh, il fondo psicoanalitico, la dimensione simbolica è legata ad un tempo che non c'è più anche se era poco tempo fa. Rischiamo di essere vittime del nostro progresso per mancanza di coscienza, è come un bambino che si trova in dotazione una una Ferrari, eh, ma non sa neanche dove andare, gira banalmente intorno al cortile di casa rischiando di travolgere i, i suoi compagni, non ha più neanche la fantasia di immaginare orizzonti adeguati anche alla potenza di cui di, si dispone, è un mix eh, di potenza e di banalità. La nostra nuova umanità dunque è la prima umanità ad avere una decisiva responsabilità nei confronti della natura. E della natura fuori di lui e dentro di lui, perché l'uomo è natura. Genetica, ingegneria genetica. E la nuova umanità, la nostra umanità, è sulla soglia di una ulteriore evoluzione. La soglia è un momento di discontinuità. Di una vera e propria riumanizzazione. Soprattutto è in crisi l'idea chiave che ha definito la nostra modernità, gli ultimi due secoli, ma diremmo gli ultimi cinque secoli. Eh, qual è stata la grande invenzione culturale, epistemologica, antropologica, politica dell'umanità? Ah, adesso, guardandoti e, guard e sentendomi guardato, eh, è l'idea per la quale mi ha invitato per la prima volta qui cinque anni fa, mi pare, l'idea di progresso. Prima dell'età moderna, prima del Cinquecento, l'idea di progresso non era mai stata pensata, era letteralmente inconcepibile il fatto che ci potesse essere nel futuro qualcosa di nuovo ed eventualmente migliore che nel passato. Non era concepibile ci fosse stato qualcosa di diverso rispetto al presente ed eventualmente migliore, è perché si tornava all'età dell'oro, che però era nelle origini, non nel, nel futuro. Poi il progresso si è definito attraverso la rivoluzione industriale, attraverso la grande filosofia del Settecento e dell'Ottocento, le grandi filosofie della storia. Delle culture di destra e delle culture di sinistra hanno condiviso un modo di organizzare le grandi e rapide trasformazioni, i progressi nelle società umane, grazie alle tecnologie, come un progresso lineare: dal meno al più non si torna mai al meno. Dal meno al più è inevitabile, inarrestabile. C'è stato un tempo nel cuore della modernità in cui eh, lo sviluppo velocissimo della scienza, della tecnologia, della democrazia, della qualità della vita, del benessere umano sono andati a braccetto. Non, non, non si pensava di poter mettere in discussione il fatto che ad un progresso, avanzamento della tecnoscienza potesse darsi un regresso nella qualità della vita umana. E ciò che invece è accaduto e ha messo in evidenza quindi l'esigenza di pensare in modo più articolato il rapporto fra... Non è iscritto nelle cose, nella natura e neanche nella natura della tecnologia che lo sviluppo di ogni tecnologia applicato, tutto ciò che si può fare, si deve fare. Il problema dei limiti... In tutte le culture, eh, non è un problema di limitazione della scienza, è un problema che limiti porre lo sviluppo delle tecnologie del nucleare, per esempio. Possiamo farlo, dobbiamo farlo. Prima del 1945 non si era mai posto il fatto che bah, possiamo farlo, facciamolo: migliorerà in qualcosa il modo in cui lavoriamo, il tempo libero. E così via. Ecco, in crisi è questa idea chiave che ha definito la natura della nostra modernità, l'idea del progresso come legge ineluttabile della storia e da qui anche l'idea dello sviluppo, lo sviluppo che ha una natura esclusivamente quantitativa e tecno-economica, ugualmente in crisi, inevitabile. No? Entrambe queste idee si sono radicate. In un paradigma, e ve lo riassumo in una battuta eh, per chiudere, da qui potremmo e forse dovremmo ricominciare nelle nostre riflessioni anche politiche, politiche nel senso di una politica dell'umanità. Qual è il paradigma, di cui si, le lenti di cui si è alimentata l'ideologia, l'idea del progresso e che ha funzionato? per alcuni, per molti, forse per i più, per alcuni secoli. Il paradigma dei giochi a somma nulla. I paradigmi ai giochi a somma nulla sono quei giochi eh, che ci divertono anche, in cui vinco io, perdi tu, vinci tu, perdo io. Non possiamo vincere insieme, anzi le partite nei giochi più deludenti sono quelle che finiscono pari, insomma, sono depressive, inducono un po' no? vinco io, perdi tu. E questi giochi sono stati estremamente sperimentati, sono stati sofisticati, hanno retto la logica delle relazioni internazionali fra i popoli, dal colonialismo, e nelle singole nazioni, nelle singole società nazionali e sono stati i giochi che anche hanno organizzato e guidato il rapporto fra l'uomo e l'ambiente. L'uomo vince, beh, da bacone in poi, l'uomo è il grande violentatore della natura, l'uomo vince, la natura perde, non c'è una complessità, un intreccio coevolutivo. È un gioco a somma zero in cui l'uomo attraverso la tecnologia deve vincere in un rapporto a somma zero sempre di più con la natura. L'idea del Cartesio, l'uomo maître e possessore della natura, l'uomo padrone, possessore della, eh, della natura. Beh, oggi, chiudo così, nell'età dell'interdipendenza planetaria, della complessità, Continuare questi giochi a somma nulla è disastroso, impossibile, ma non per ragioni etiche soltanto, anche se queste ragioni sono importanti. Continuare questi giochi è disastroso se si ha cuore il bene, il futuro stesso dell'umanità. Gli attori dei giochi a somma nulla possono oggi perdere tutti, come sappiamo da Hiroshima come sappiamo dal caos climatico nel rapporto invece uomo-natura. Il vero rischio è che non ci possano più essere vincitori e vinti, ma solo vinti. In, particolarità, in particolare oggi, per la prima volta nella sua storia, eh, l'umanità è obbligata, deve uscire dall'età della guerra, che è l'estremo caso dei giochi a somma zero e dello sfruttamento incondizionato dell'ambiente, cioè deve uscire dal paradigma dei giochi a somma nulla per generare un paradigma dei giochi a somma positiva. E qui si tratta di una profonda discontinuità nell'evoluzione della cultura umana e della condizione umana, perché è vero che nella storia umana il paradigma più consolidato eh, è il paradigma dei giochi a somma zero, la diplomazia, i giochi economici, eh, persino i giochi che regolano i rapporti all'interno delle famiglie, delle società. Sono giochi in cui si ottimizza hm, eh, il rapporto fra vincitori e vinti. E eh, mi piace chiudere con un omaggio a, ad, un, ad un pensatore, ad un uomo di cultura. Poco riconosciuto nella cultura alta italiana, molto più conosciuto a livello internazionale, Ernesto Balducci, Ernesto Balducci che in un suo celeberrimo libro, L'Uomo Planetario, scritto ben prima dello scoppio dell'irriducibile tema della globalizzazione, Scrisse questa frase, proprio nel pericolo, il pericolo dell'autosoppressione, della fine dell'umanità, sono riunite le condizioni della possibilità e della necessità del superamento della storia fatta di guerre. Le potenze di morte attraverso le nostre nuove tecnologie si sono rafforzate a tal punto da rendere possibile un suicidio globale dell'umanità. Ecco, oggi la sfida è proprio, la sfida cognitiva, la sfida culturale è proprio quella di iniziare a concepire la comunità planetaria in positivo. Sembra sì. un'utopia di fronte a come stanno andando le cose. Molto probabilmente è un orizzonte che è improbabile se giudicato sulla base dei comportamenti umani, delle strategie attualmente messe in atto, ma è l'orizzonte necessario. Eh? Ancora Balducci scriveva o sopravviveremo tutti insieme o periremo tutti insieme. Questa è la nuova condizione umana che caratterizza il rapporto dei popoli e l'insieme dei popoli della terra nel suo rapporto con la natura. La comunità di destino si è inscritta come il dato oggettivamente più ineludibile tra i popoli della Terra e dell'umanità intera, con la biosfera, con la, per la Terra stessa, come il dato oggettivo più ineludibile per pensare, per pensare il, futuro, il futuro stesso e il futuro, la sopravvivenza stessa eh, della, eh, della umanità. Insomma, L'uomo del futuro o sarà un uomo di pace o non sarà. E questa è una formazione quasi biologica, prima ancora che etica e politica. Grazie.